È lo spagnolo Roberto Carballés Baena, il nuovo re delle Dolomiti. Il 24enne, nato a Tenerife, nel cuore delle Canarie, ha conquistato la quarta edizione degli internazionali di Cortina d'Ampezzo, superando in meno di un'ora l'austriaco Gerhard Melzer, già vincitore nel doppio in coppia con Guido Andreozzi. Una finale senza storia, 6-1-6-0 con Melzer, che è riuscito a strappare un solo game senza mai entrare in partita, contro un avversario che al termine del match ha ammesso di aver giocato nella settimana ampezzana il miglior tennis della sua carriera, come conferma anche il direttore del torneo. Parlando con lui diceva che forse sta esprimendo il miglior tennis in carriera e quindi sono certo che guadagnerà molte classifiche nel ranking mondiale. Roberto Carballés Baena ha iscritto così il proprio nome nell'albo d'oro del torneo dopo quelli del serbo Krajinovic, di Paolo Lorenzi e del brasiliano Sousa, mettendo in bacheca il suo terzo titolo Challenger. Un'impresa, la vittoria in un Challenger ATP, tutt'altro che cosa semplice. Pensate che Federer ha giocato 8 tornei Challenger nella sua vita, ne ha vinto uno. Djokovic ne ha giocati 11, ne ha 23, quindi non è che siano torneini, ci sono giocatori buoni e per vincere questi tornei, vi assicuro, è molto difficile.